bentornati sul mio canale creativo La Ritin dell'Uncinetto. Io sono Rita e ringrazio tutti quanti voi che passate a salutarmi sul mio canale e che mi lasciate anche dei bei commenti. Grazie di cuore. Come state? Cosa fate di bello? Siete già in ferie? Siete già sotto l'ombrellone uncinettare a sferruzzare oppure a leggervi un libro o fare delle belle passeggiate in montagna o al mare? Io sono qui a casa e diciamo che in questi giorni fa anche molto caldo anche qui in montagna, però alla sera, quando è più fresco, faccio sempre il mio hobby, sferruzzare o uncinettare qualcosina di creativo. Mi è sempre piaciuto e mi piace ritagliarmi un po' di tempo per fare questi lavoretti. Oggi voglio farvi vedere la versione invernale della borsetta che ho fatto. Simile a quella lì di Miu Miu, l'ho fatta quella estiva di cotone e avendo dei gomitolini che ho fatto le varie maglie, ho pensato di farla anche invernale. Ve la faccio vedere. È rimasta anche molto carina con questi gomitolini, mettendoli anche sempre doppi e l'uncinetto del 4,5. Sempre un giro fatto a maglia alta e l'altro mezza maglia alta ed è rimasto veramente comodo ed è anche una bella idea se uno magari ha dei gomitoli di lana che non sa cosa farne, si può fare delle belle borse. Questa l'ho sempre fatta un po' più piccola, ho messo 33 catenelle per fare la base che è rettangolare. Ed è larga 22 centimetri per 9 centimetri. Sempre 7 giri che ho fatto sotto e poi è alta 22 centimetri e larga 31 qua così. E quindi la cerniera è sempre numero 30, poi l'ho foderata sempre con dei ritagli di jeans che avevo e qui ho anche messo la taschina, se voglio mettere qualcosa ho lasciato la taschina dentro e diversamente ho cucito un po' macchina, prima mi sono fatta l'orlo macchina, poi dopo ho cucito con dei punti bassi tutti attorno e ho lasciato la taschina dentro. Quindi diciamo che queste borse si riesce a utilizzare magari per quello invernale della lana mistolata che uno ha, mettendolo anche due fili assieme, uno più chiaro, uno più scuro o due dello stesso colore, e si possono realizzare delle belle borse. Io avevo questo da mettere perché ne avevo comprate, erano assieme sia quella che ho messo a quella di estiva, i due manici ce n'era due assieme, allora ho pensato di fare questa borsa, però questa borsa qua è anche bella utilizzarla con questa tracolla che avevo e che si può allungare, mettere di fianco così ed è anche comoda metterla tracolla con questa qui. Si ingancia sempre ai lati ed è anche molto comoda. Io vi ho fatto le foto, ve le ho messe in maniera che voi avete un'idea. Si può utilizzare sia in una maniera che nell'altra. Adesso ho messo questa qui, però d'inverno anche sopra una giacca a vento è bella metterla tracolla. Comunque trovo che è molto bella farla invernale. Poi l'ho fatta con grigio, marrone e nero che va bene con qualsiasi abbigliamento. E poi gli ho messo il mio logo qua così. Un piccolo cuoricino che avevo dei pantaloni che ho utilizzato. Questa è la mia creazione principale che ho fatto e anche perché così voi avete un'idea di come si possono realizzare, è facile da fare, è veloce, che si fa in poco tempo ed è bella anche per voi se volete farvi, uno vuole anche fare un pensierino, può anche fare un pensierino, una borsa per l'inverno, poi si mette la tracolla e va benissimo. Potete anche realizzarla voi, se magari siete in montagna e volete fare qualcosa, potete farla sia estiva come l'ho fatta primavera-estate, oppure questa qua autunno-inverno, che diciamo che va molto bene, pratica, comoda. E poi il bello di queste borse è che puoi anche lavarle, non patiscono niente,
dentro tiene bello solido il lavoro. Poi ho iniziato un altro lavoretto, tanto per far qualcosa. Avevo iniziato, ho avuto questo poncho. E mi piaceva farlo, avevo del mistolana, volevo farlo con le maniche. Diciamo, fai sto poncio, poi lo butti sopra così e ai fianchi gli fai le maniche. L'avevo visto realizzato ed è molto carino per l'autunno perché uno sfrutta di più. Io il poncio non lo uso, diciamo lo scialle così da poncio non lo uso. Però fatto lo scialle e poi farci le maniche è una cosa che uno può utilizzare sia d'inverno che in mezza stagione ed è anche pratico e uno lo mette di più che io lo scialle lo metto sempre a forma di battus d'inverno, però non è una cosa che uso tanto, magari la faccio per regalare che poi magari uno lo attorciglia sempre a forma di battus, però proprio da metterlo così come scialle non lo uso. E invece ho visto che tanti hanno fatto, li ho visti realizzati, questi scialli tipo poncio così che vengono in avanti e poi si fa nel pezzo di manica e quindi si usa come cardigan ed è molto bello carino. Infatti avevo ancora di questi gomitoloni e ho iniziato a farli. Hanno un punto granny e poi tutto maglie alte, poi a buchini e poi nuovo maglie alte e poi viene appunto granny. È fatto in varie fasce ed è non è il solito punto granny, diciamo cambia un po' e lo trovo carino da farlo e poi viene fatto adesso è in grande però solo per farvi capire meglio lo scialle verrebbe così e poi le maniche vengono fatte da queste parti quindi si mette inserendo le maniche qua così. E quindi rimane carino come fosse una maglia e uno lo sfrutta, diciamo anche in autunno, primavera, lo utilizza di più che il solito scialle ed è molto molto carino. Quindi quando lo finirò poi, perché adesso ho tutti questi lavoretti qua in cammino, e poi ho voluto, vedevo vedevo tantissime di queste bamboline che tutti facevano, questi amigurumi. Di tutte queste creative che gli facevano, io, è proprio una cosa che non ho mai fatto, le bamboline o gli animaletti e robe varie. Allora mi sono comprata l'ovatta e avevo dei cotoni lì che magari due o tre di un colore, due o tre dell'altro, che ho fatto la borsa, poi devo finirli. Ho pensato anch'io di fare una bambolina, proprio così per vedere, per provare se ero capace a farla. Però l'unica cosa che io faccio, che faccio così come mi viene, però non ho la fermezza di guardare un tutorial e seguire un tutorial. Io non riesco a seguire nessuno. Cioè io qualsiasi, solo i centrini che li guardo e li seguo magari dallo schema, però proprio non ho fermezza di mettermi lì e guardare una riga di una maniera, una riga dell'altra. Perde la pazienza e allora l'uncinetto non mi piace più, mi piace una cosa creativa che mi rilassi, che magari ti metti lì mezz'ora, te lo fai te, preferisco studiarmelo io, provare poi sbaglio che mettermi lì a seguire il primo giro, secondo giro, terzo giro, mi passa proprio la voglia di realizzare. Allora ho pensato, ho detto, ma sì, mi metto lì guardando solo, ho dato uno sguardo a come più o meno riuscivano ad attaccare i pezzi. E ho detto me lo faccio io, adesso vi faccio vedere. Ecco qui la mia bambolina. L'unica cosa che ho guardato è che prima si fa, diciamo, le gambe e poi si lasciano le due gambe, poi si attacca il corpo sopra e qui si fa anche un pezzetto, poi si fa la testa e si applica sopra, cucito così. E le maniche anche vengono prima fatte e poi agli ultimi giri vengono attaccate. Adesso vi faccio vedere qui come rimane. Vedete? Si fanno le maniche, poi agli ultimi giri viene attaccata al corpo. L'unica cosa che ho guardato per poter realizzarla, se no diversamente ho messo così come mi poteva sembrare. Vedevo che queste bamboline avevano tutte queste
questi piedi cicciotti e la testa anche un po' più cicciotta, tutto il corpicino, anche se non era proprio grandissimo, andava bene. Allora mi sono messa lì, ho realizzato prima i piedi e poi ho fatto il corpicino e poi la testa e poi ho fatto queste scarpette che si tolgono e poi si mettono così. E poi ho fatto questa maglietta che ho messo anche sto bottoncino che si attacca così, poi gli farò poi la gonna. E poi ho voluto provare, ho cucito gli occhi, li ho cuciti, piccolo nasino, la bocca, e poi ho provato a fare i capelli, qualche ciuffetto così, e ne faccio qua qualche ciuffetto qua, e poi ho deciso che gli faccio un cappellino. Mi è piaciuta, è carina, diciamo, per la prima che ho fatto. Però cioè, non potrei insegnarla a nessuno perché io ho fatto pochi passaggi. I piedi ho fatto 10 catenelle e poi ho fatto in qua in là così a rotondo. Ai lati, la prima volta ho lasciato 3 maglie basse assieme, 3 maglie basse assieme che facesse il cerchio e poi sono andata su così. Le gambine 10 catenelle che gira a rotondo così, le mani qui, le braccia e le mani ho fatto l'anello magico, poi ho fatto 8 maglie basse, il secondo giro ne ho fatte 16 e poi dopo sono andata su così chiudendo senza tanti passaggi, cioè io il meno che si riesce a fare così lo faccio volentieri, magari metto lì, non ho troppo da pensare e mi piace. Invece quando comincio lì a guardare il primo giro ne aumenti uno, il secondo giro ne aumenti un altro, che alla fine mi passa la voglia di realizzarlo. A me piace tanto, le vedevo tutti che facevano queste bamboline qua così, poi ve la faccio poi vedere finita. Adesso metto qua un ciuffetto qua di capelli e poi gli metto poi un cappellino e gli faccio la gonnellina e la bambolina è fatta per prima bambolina. Poi è vero, dopo guardo a volte anche gli altri modelli di bamboline, poi mi faccio un'idea io di quante catenelle si mettono, perché se ho messo 10 i piedi perché vedevo che erano cicciotti, poi le scarpe ho dovuto metterne 13 per poterle infilare dentro. E lo stesso la testa, ho anche fatto l'anello magico, poi 8 maglie basse e poi il giro dopo il doppio, 16 su ogni maglia bassa ne ho fatte 2 e poi ogni 3 maglie basse ne facevo 2 maglie basse, 3 maglie basse, 2 maglie basse per l'aumento e ho fatto 6 giri, dopodiché ho fatto 9 giri sempre uguale quelle che avevo e poi sono andata restringendo di nuovo prendendo ogni 3 maglie basse ne prendevo 2 assieme da poter restringere e poi mi sono un po' dovata, diciamo, poi anche se c'è qualche sbaglio non è che, cioè il bello è che rimanga creativo, solo noi sappiamo quello che abbiamo sbagliato, anche se non è più che perfetta. Mi piaceva provare a farne una, vedevo che le facevano e sono carine anche poi da fare dei pensierini per Natale, magari a delle bambine, è bello. Oppure anche realizzarla così, poi gli faccio un vestito e poi gli metto il porta uncinetto da tenermela io sul tavolo del lavoro, è anche carina. Posso anche usarla per mettere gli spilli sul cappello o diciamo, poi la uso sul mio tavolo da lavoro e ci metto le varie cose, la tengo lì poi se ne può sempre fare per Natale, magari per fare dei piccoli pensierini a chi ci tiene, chi gli piace, queste bamboline si possono sempre realizzare. Perché le trovo carine, ne ho visti tanti queste creative che le fanno, c'è cioè di tutti i tipi, c'è cioè di tutte e sono belle. Però anche i tutorial bisogna proprio seguire e allora mi fa venire cioè, la voglia di non più farlo, se devo proprio sempre mettermi lì. A me piace proprio la cosa creativa che te la fai te nel momento, dici magari metto 10 catenelle, poi sbaglio, la tolgo, la metto. Mi piace di più proprio fare le cose creative. E quindi anche se qualcuno di voi mi aveva chiesto se io facevo poi delle bamboline, infatti non l'ho mai fatta.
era una cosa che avevo sempre voglia di farla, perché mi ricordo mia nonna, ma tanti anni fa, saranno 30 anni fa, anche di più, so che c'erano già delle signore che le facevano ed erano carine, infatti me ne aveva regalata una che adesso non so più da che parte l'ho messa, l'ho sempre conservata per ricordo di mia nonna. Ed era carina e ho sempre avuto, ho detto, ma quando mi metto lì ne faccio poi una, ne faccio poi una, poi mi mancava l'ovatta, che tutte le cose che faccio metto sempre il cotone, però poi dopo non puoi lavarlo. Invece mettendo l'ovatta, se si sporca, che magari la regali a una bambina o gli dai una lavata e la bambolina rimane sempre bella, carina così. E adesso mi sono organizzata, mi sono presa questo ovatta da mettere negli amigurumi. E così se magari ogni tanto provo a fare qualcosa via. E poi trovo che è abbastanza veloce perché non seguendo niente, facendolo così a testa mia, non guardo anche gli sbagli, dico, beh, questa qua la realizzo così, poi magari un'altra faccio poi attenzione o faccio in un'altra maniera, diciamo, guardo solo la tecnica di come inizi a farlo, come fai il legame e poi attacchi al corpo. Poi il resto lo faccio così, come mi sembra. A me piace, la trovo carina, diciamo, per la prima bambolina che ho fatto. Provate anche voi che vedete che ce la fate benissimo. È un bel lavoretto e poi è carino perché si può mettere, si può anche utilizzarla, diciamo, magari uno gli fa un bel grembiule grosso, poi si mette attorno ai vari buchi. E si mettono, posso mettere gli uncinetti, le forbicine, è anche carino come portalavoro. Ecco qua, se qualcuno vuole realizzarla, ve lo dico, potete realizzarla così senza guardare niente. Iniziate voi a farla, fate le gambine, poi andate su e vedete che riuscite benissimo senza perdervi d'animo a guardare una cosa e l'altra. E questo è un altro dei miei lavoretti, poi appena che è finito vi dirò poi le piccole cose che ho fatto, proprio minime che tutti riescono a farla senza stare lì a guardare e guardare. E poi vi faccio vedere questa maglia che l'avevo fatta 2 o 3 anni fa, e è anche un bel motivo, è carina, fatta uncinetto a pannelli, prima ho fatto una parte però ho fatto lo scollo. Poi ho fatto dietro, però ho fatto sia dietro che davanti con lo scollo e poi tutto torno a maglia bassa ed era rimasta bella. Poi l'avevo messa lì nell'armadio, non mi ero più ricordata, adesso l'ho trovata e ho pensato di metterla per farvela vedere. La trovo carina, magari vi faccio poi il tutorial del punto, adesso vedo se lo trovo. Era un punto facilissimo, bucarellato. E questa è anche una bella idea per fare un vestitino per copricostume. È molto carino, perché questa se è da mettere così, diciamo, in casa va bene, se no devi metterti una canottiera perché è tutto un po' buchetti. Invece come copricostume sarebbe molto bello farla al posto di farla come ho fatto io fino a vita, la fai andare giù come fosse un vestitino e come copricostume è molto bella. Poi non è tanto da fare, la fai dritta. Due pannelli, unisci assieme, lasci un buco, fai due giri di maglie basse, lo scollo lo fai un po' più profondo ed è carino da copricostume. Spero che tutti i miei lavoretti vi possano piacere. Vi auguro un buon agosto, un bel Ferragosto e buone ferie a tutti quanti e ci vediamo presto. Ciao a tutti! A presto, ciao ciao!